È una Sao Paolo spaccata in due, quella del dopo Dilma Rousseff. La sua destituzione definitiva ha portato in strada per la terza notte consecutiva i sostenitori dell'ex capo dello Stato, ormai sostituita da Michel Temer. Una decina di manifestazioni di protesta analoghe si sono svolte in tutto il paese al grido di "Fora Temer, fora golpista". A Sao Paolo le proteste sono scattate poco dopo che i detrattori di Rousseff, favorevoli all'impeachment, avevano festeggiato a base di torte e champagne. Manifestazioni pacifiche che hanno avuto un'eccezione nei duri scontri verificatisi tra gruppi violenti e forze dell'ordine che hanno fatto ricorso a gas lacrimogeni e cannoni ad acqua.